E devo ammettere che il risultato finale è andato oltre all'aspettativa iniziale. Come abbiamo imparato a riconoscere, la MC20 vola alto, un'auto sofisticata nella meccanica e nel modo in cui è stata messa a punto. Ricapitolando, siamo di fronte a una supercar con 4 sospensioni di tipo multilink, un motore V6 biturbo spaventosamente potente, 630 cavalli, un telaio e una carrozzeria di carbonio, dove tutto è disseminato della classe che solo un marchio antico e nobile come il Tridente sa fare. L'abbiamo ammirata nel corso della presentazione, ma oggi siamo di fronte al suo prequel, ovvero il modello che è servito per la sua messa a punto su strada e pista. Una chimera che abbiamo sempre, almeno che io ho sempre rincorso e che siamo riusciti a raggiungere su questa vettura, è il braccio centro ruota trasversale zero. Zero perché ti permette di avere un riporto strada, quindi una sensazione di tutto quello che è il noisy, quindi il feeling cattivo della strada, quindi battiti, ripercussioni, la ruota prende un colpo, si muove lo sterzo, che è annullato. Senti come assorbe, seppur sovragommata, le asperità. Adesso ad esempio passiamo su questa rotonda, sembra... Cioè, tu queste cose qua con una vettura gommata 305, capace di quello che vedrai dopo, è difficile immaginare che possa farlo così. Strada di campagna, 100 all'ora. Guarda. No, questa qui era notevole. Ah, notevole. Questa è tanta roba. No, è vero, smorza bene, è controllata. Non è sottosmorzata, quindi non ti faccio un cammelleggiamento. È la sensazione di tutta la vettura confortevole, di spaziosità, di visibilità. Ma questo risultato di avere una sospensione che è oggettivamente confortevole è stato ottenuto attraverso il setting della sospensione elettronica o è, diciamo, il pacchetto? Nasce dalla geometria, che è una geometria inusuale, non esiste nessun'altra vettura che ha questa geometria, il quadrilatero sovrapposto con i semi virtuali sotto all'anteriore e al posteriore. Quindi questa geometria ti permette su una vettura di questo segmento di fare il decoupling delle forzanti verticali e longitudinali senza mettere in crisi il controllo della ruota. Se tu vuoi controllare la ruota devi irrigidire molto le boccole o il boccolame, come si dice, fino ad arrivare a toglierlo mettendo gli unibody. Ma così facendo porti dentro tutto. Se le ammorbidisci non controlli bene la ruota, quindi hai poca trazione. Okay. Noi con questa configurazione uniamo il meglio della sospensione a quadrilateri sovrapposti, quindi grande inquadramento e rigidezza della sospensione unita al controllo tipico di un multilink. Ti permette di insistere sulla frenata fino a centro curva e quindi portare la frenata dentro in pista in profondità senza avere questa sensazione che lo sterzo ti cada dentro. Quello che impressiona di più è che l'anteriore continua ad avere un inserimento, un mordente e una solidità impressionante. Io sono circa al quarto giro lanciato, chiaramente non c'è nessun tipo di problema quanto a sul riscaldamento dei freni, sono carboceramici o dell'impiantistica, tutto è dimensionato anche per questo tipo di divertimento in pista, ma la sospensione riesce a far lavorare molto bene la gomma e questo permette di far durare la sua prestazione nel tempo. Un telaio, un solo progetto per due sfide ingegneristiche agli antipodi. Questa monoscocca di carbonio, peso 102 kg, può ospitare infatti sia il V6 Nettuno da 630 cavalli, sia un packaging elettrico da circa 1000 cavalli che vedremo più avanti. Questa vettura, che esisterà anche in configurazione BEV, avrà motore anche l'anteriore, quindi mi permetterà di scaricare a terra una coppia mostruosa a ruote sterzate, quindi uscire di curva
scaricando grandi quantità di coppie. La cosa che fa impressione è che tu arrivi a 200 orari, magari nello stesso tempo, ma in una sparata unica, fa impressione questa accelerazione costante, no? Fa impressione perché è qualcosa a cui non siamo abituati, non tanto in termini assoluti di valore. Maserati non può fare un elettrico e non poteva farlo, tanto per farlo uguale agli altri. Noi abbiamo un powertrain di riferimento come potenze, come architetture, tempi di ricarico, che offrirà sulla vettura prestazioni di riferimento. Lo sterzo ideale è quello che ti trasmette su tutto il suo range d'utilizzo un feeling costante di carico, ma anche di azione. Senti qua come gira, visto? Qui è fantastico. Gas in mano, sopra sotto, visto? Che bellissimo, bello il tiro rilascio. Bello, eh? Dà una sensazione di fortissimo attaccamento all'asfalto. Una motricità pazzesca. Bella, eh? Molto, molto. Vettura non sterza solo perché è uno sterzo, sterza perché vengono generate dalle spinte laterali, dalle gomme che generano dei momenti di imbardata. Considera che di solito quando si sviluppa una vettura quello che succede è di avere, noi lo chiamiamo un anteriore molto potente, quindi che riesce a far girare l'anteriore in modo molto efficace, mentre al posteriore si perde di solito un po' di prestazione, dovuto un po' anche al compromesso che hai tra trazione nelle liste d'aderenza e accelerazione laterale. A questo punto tu devi fare una cosa che è un assurdo in termini, devi degradare l'anteriore per ribilanciare la vettura, perché se tu hai un anteriore molto potente e un posteriore poco potente, la vettura tende a sovrasterzare. Quindi per evitare questo comportamento anomalo devi depotenziare il posteriore. Noi non l'abbiamo accettato. Guarda, qua siamo in appoggio. 1,15 in costante. Eh? Sì, sì. Bella, eh? Guarda, andiamo dentro lì a 1,15. Guarda. 1,27. Sì, sì, sì. Cioè, abbiamo scelto di gommare pesantemente la vettura perché non volevo degradare l'anteriore. Infatti dietro abbiamo un gommone, abbiamo un 305. Quindi importante, perché il posteriore deve stare dietro a un anteriore che è pazzesco.